I segni della storia, pur se cancellati dal tempo e dall'uomo, possono riaffiorare, testimoniando ricchezze storiche forse inattese, ma che avevano soltanto bisogno di essere scoperte. Anche Pescara partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio, evento che si propone appunto di valorizzare il patrimonio storico delle città. Al presidio di questa mattina a Pescara tante persone, almeno 200 in rappresentanza di diverse associazioni culturali e civiche raggruppate nel Comitato Rampigna, il vecchio campo sportivo in cui sono stati trovati reperti importanti di età romana e anche medievale. Sul senso della manifestazione sentiamo Giulio De Collibus, Archeoclub Pescara. Diverse associazioni hanno pensato bene di ricordare alla città i monumenti antichi che stanno riemergendo mano a mano in questo periodo. Me ne dice qualcuno? Beh, c'è il bastione San Vitale dell'antica Piazzaforte, c'è il campo Rampigna con tutti i siti, le preesistenze romane, c'è all'interno della questura la chiesetta dell'epoca del 600. Ecco, però ovviamente per tutte queste ricchezze, per questo patrimonio, occorrono risorse. Ma a me risulta che la Ferrovia dello Stato sul bastione San Vitale stia già impegnando notevoli risorse. La soprintendenza sta preparando una scheda tecnica per avere anche un contributo da parte del Ministero. Quindi io credo che le risorse non mancheranno. C'è molta gente qui questa mattina a Pescara, tante associazioni che hanno risposto presente. Beh sì, Italia Nostra, Archeoclub, Touring, FAI, i cittadini sono interessati. Ecco, finalmente si sta dimostrando che l'opinione pubblica è sensibilizzata al passato e alla storia della città, cosa che in alcuni decenni fa non si verificava.